La seconda stagione di Supergirl si apre dove si era chiusa la prima, con il ritrovamento di una navicella kryptoniana. Dopo una stagione in cui Superman veniva marginalmente presentato, abbiamo l'occasione di vedere l'attore Tyler Hoechlin nei panni dell'Uomo d'Acciaio. I fan di DC avevano come Superman in quel momento solo Henry Cavill. Diciamoci la verità, se da un punto di vista fisico ci stava bene come Superman, la caratterizzazione era troppo da ragazzo complessato tipico dei film italiani dei primi anni 2000. E nei primi episodi i due si trovano a fronteggiare Metallo. Quindi, dopo una prima stagione piuttosto fiacca, Supergirl ha dato davvero una scossa per l'inizio di questo secondo ciclo. Una stagione in cui Kara si scontra inizialmente con il Cadmus, un'organizzazione che lavora per sterminare gli alieni sulla Terra, guidata da Lillian Luthor, madre di Lex Luthor e di Lena Luthor. Lena Luthor è la sorella adottiva di Lex e costruirà un rapporto di amicizia sia con Kara Danvers che con Supergirl. Intanto veniamo a conoscenza dell'alieno arrivato sulla Terra, Manel, che si rivelerà in realtà il principe di Daxam e che instaurerà una relazione con Kara. Una relazione talmente ben riuscita che i due interpreti di Kara e Manel diverranno una coppia anche nella vita reale. Ma questo è gossip e quindi sorvoliamo. Sarà proprio Rhea, la regina di Daxam, la madre di Manel, il main villain della stagione. Il suo obiettivo è quello di colonizzare la Terra. L'unico modo che Supergirl trova per fermare Rhea è quello di infettare l'atmosfera terrestre per rendere irrespirabile l'aria per i Daxamiti. Ovviamente questo ci porterà ad un bel addio strappalacrime fra Kara e Manel. Parliamoci chiaro, la seconda stagione di Supergirl è l'apice più alto mai raggiunto dallo show fino ad ora. I fan di DC hanno avuto l'occasione di vedere Metallo, Mr. Mitzio Spitlick, il Parassita, che è uno dei miei villain preferiti, il generale Zod, Linda Carter, la storica Wonder Woman della serie anni 70 che qui interpreta il presidente degli Stati Uniti, la regina Rhea è interpretata dalla stessa attrice che aveva vestito i panni di Lois Lane nelle avventure di Clark e Lois. Senza dimenticare che io ho ritrovato uno dei miei idoli dell'infanzia, Kevin Sorbo, il solo e unico Hercules della serie televisiva e tante altre citazioni e sorprese. Questa stagione di Supergirl è incredibile, è stata ideata in uno stato di grazia e ha acceso una passione che la passata stagione non era stata in grado di creare. Assieme a Legends of Tomorrow è la miglior stagione dell'annata 2016, ma mentre Legends of Tomorrow si manterrà tale anche negli anni a venire, Supergirl fino a Crisi sulle Terre Infinite non riuscirà mai a toccare le vette raggiunte con questa stagione.